Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, con gioia la solennità di Pentecoste. Oggi sarà chiuso il tempo pasquale con questa festa che penso che tutti sappiamo è la festa della Chiesa, perché con il giorno di Pentecoste avviene il passaggio definitivo del testimone. Gesù è salito al cielo, come abbiamo celebrato la scorsa settimana, ha finito la sua missione terrena, ha sottratto al nostro sguardo la sua umanità sensibile, ma c'è bisogno nel mondo di portare la salvezza che Egli, attraverso soprattutto la sua dolorosa passione e morte, ha acquistato per gli uomini e di annunciare la sua parola. A questo compito Gesù Signore chiama gli Apostoli, chiama la Chiesa. Finisce la missione di Gesù, inizia la missione della Chiesa proprio il giorno di Pentecoste. Scende lo Spirito Santo, gli Apostoli ne avvertono la presenza e cominciano ufficialmente la predicazione evangelica. Abbiamo sentito che parlano, attenzione a questo particolare che poi ci torneremo, non parlano in aramaico, ma chi li ascolta capisce quello che dicono nella propria lingua. Quindi non è che loro stavano facendo delle cose straordinarie o cose di questo genere. Lo Spirito Santo già ci fa comprendere come accompagna e guida la missione della Chiesa, attenzione, senza però sostituirsi ad essa. Ora, per capire un pochino come opera lo Spirito Santo in noi, premesso che ricordiamo sempre, per accedere allo Spirito Santo bisogna vivere, come insegna la Chiesa, in grazia di Dio, perché lo Spirito Santo si comunica a noi ordinariamente attraverso i sacramenti e attraverso la preghiera. Vecchio catechismo di San Pio X diceva: come faccio a stare in grazia e ad alimentare la grazia in me? Attraverso i sacramenti, attraverso l'orazione. Questo sia sempre chiaro. Ma poi come agisce lo Spirito Santo in noi? Che tipo di operazione fa? Allora, ci aiuta un pochino il Vangelo, dove Gesù chiama lo Spirito Santo Paraclito. Paraclito è un termine greco, viene dal verbo paragaleo, che letteralmente vuol dire stare presso, stare vicino, e in greco, così come in latino, ancora di più si vede in latino, questo termine è tradotto con il termine advocatus, da cui italiano avvocato. Quindi lo Spirito Santo fa l'avvocato, però attenzione, per capire bene come opera dobbiamo fare un passo per ricordare una cosa. Voi sapete come adesso operano gli avvocati durante i processi, no? L'avvocato sostituisce il cliente. Il cliente sta zitto, a volte non ci va nemmeno in aula, perché l'avvocato parla per lui. Giusto, no? Sappiamo tutti quanti che funziona così, oppure scrive le comparse alle porte in tribunale. Ma anticamente l'avvocatus non funzionava così. Perché al processo ci stava l'imputato, quindi, e doveva parlare lui e rispondere al giudice. Chi si poteva permettere un avvocato, e non tutti se lo potevano permettere, aveva vicino a sé, appunto, presso di sé, una persona, appunto l'avvocatus, che quando gli chiedevano qualche cosa all'orecchio, diceva: rispondi questo, 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 questo e questo. E il cliente, lui, rispondeva a quello che gli diceva l'avvocato, capite? Quindi non c'era una sostituzione, ma c'era un affiancamento per farti fare bene le cose. Guardate che è molto importante questa cosa qui, perché sapete che sono molte persone che vorrebbero, quando si avvicinano al Signore, che adesso vado alla messa, d'accordo, faccio la comunione e quindi automaticamente divento santo. Fatta la comunione, scusa, viene Gesù dentro di me, fatto la comunione e quindi automaticamente divento santo. Funziona così? No, perché se funzionasse così avverrebbe una sostituzione della grazia in noi, cioè la mia personalità svanirebbe nel nulla. Così, attenzione, il giorno di Pentecoste non avviene né questa forma di sostituzione né alcuna forma di spersonalizzazione, cioè il giorno di Pentecoste gli apostoli non hanno accettato da invasati, capite? Quindi hanno perso conoscenza e si sono messi a predicare, avete visto come c'è, cioè, in stato completamente passivo, capite? Come se qualcun altro operasse attraverso di loro. No, abbiamo sentito, hanno predicato, ma siccome predicavano a gente di un sacco di posti e gli apostoli erano ignoranti, non sapevano parlare la lingua degli altri, sapevano parlare in aramaico, allora lo Spirito Santo gli fa: d'aiuta, tu parli in aramaico, ma tu devi parlare.
e io faccio capire a tutti quanti quello che dici, perché supplisco in questo momento all'ignoranza che c'hai. Oggi quando il Papa va in giro, quando parla in italiano sono le cuffiette, d'accordo? Oppure quando conosce la lingua parla nella lingua locale, perché queste cose straordinarie lo Spirito Santo le ha fatte all'inizio della Chiesa, capite? Allora, la funzione dello Spirito Santo non è né di sostituzione né di spersonalizzazione, ma ti sta vicino, anzi ti sta nel cuore. Gesù dice dimora presso di lui. Sapete che cos'è? La dimora è un'abitazione fissa, stabile. Si dice oggi quando qualcuno vuole senza fissa dimora. Allora, se noi viviamo in grazia, lo Spirito Santo sta presso di noi, però attenzione, parla come l'avvocato dei credenti, parla sottovoce, con una voce dedicata, e noi dobbiamo imparare cosa? Ad ascoltarlo. Ecco perché me lo sentirete ripetere spesso, lo dico anche oggi, la vita cristiana richiede necessariamente una progressiva interiorizzazione del nostro rapporto con Dio, capacità di fare silenzio, capacità di mettersi in ascolto, capacità di ascoltare le aspirazioni, capite? La vita cristiana non è semplicemente una serie di pratiche esterne, cioè vado a messa, dico la preghiera, faccio questo, altro, per carità, queste cose sono importanti, ma non bastano. Perché com'è possibile, Papa Francesco un po' di tempo fa ha detto una cosa, dice che non è stato ben capito, che ci sono delle persone che vivono abbastanza vicine al Signore, anche molto vicine, e poi nella vita fanno delle cose orribili. Com'è possibile? È possibile perché lo Spirito Santo non ti fa violenza, non ti sostituisce a te, quindi se tu fai soltanto le cose esterne ma non lo ascolti quando delicatamente ti parla, lui rispetta la tua libertà e tu potresti fare un sacco di marasmi, anche se esteriormente fai delle cose, diciamo così, buone, sacre, sante, come la vicinanza ai sacramenti, la preghiera, eccetera. Io non vorrei dilungarmi troppo perché questo è un concetto molto molto importante, quindi ci portiamo a casa questo giorno di Pentecoste questa operazione delicata dello Spirito Santo. Cosa fa? Lui vi insegna ogni cosa, e vi ricordo tutto ciò che vi ho detto. Se noi impariamo, questa è una cosa che non si impara da oggi al domani, ma si acquisisce come abitudine con il tempo, ma a riconoscere la voce dello Spirito si riconosce molto facilmente, perché quando tu pensi qualcosa, ti orienti verso qualcosa, che ti senti, che ti porta dentro il cuore la serenità, la pace, la quiete, l'amore reciproco, quella è una cosa che viene dallo Spirito Santo. In caso contrario viene da qualcun altro. Così come stare attenti quando vedete qualche invasato, qualcuno che agisce spersonalizzando, non pensate che ci sia lo Spirito Santo, perché c'è qualcun altro, e meglio non avercelo qualcun altro poco raccomandabile. Allora, lo Spirito, quando uno è capace a fare questo, Gesù dice, ti insegna ogni cosa. Ha capito che è bello? Cioè, nelle situazioni di vita, nelle varie cose che ci si presentano dinanzi alla nostra esistenza, fai questo, fai questo, fai questo. Quindi, attenzione, noi non siamo da soli, capito? Non dobbiamo cervellarci nelle situazioni per cercare di capire da noi stessi quale sia la cosa giusta da farsi. Dobbiamo progressivamente imparare a ascoltare lo Spirito Santo, diventare persone interiori, diventare, come il Papa ha detto recentemente, uomini e donne di preghiera profonda. Io concludo, l'ho già detto in qualche altra circostanza, per farvi comprendere, no? Tempo fa il Papa aveva fatto una domanda riguardante un problema della vita ecclesiale, insomma una soluzione un po' particolare che alcuni teologi prospettano per certi problemi. Sapete che dice, lei che ne pensa, Santa Italia, non ha detto, sapete cosa ha risposto? Non ci ho neanche pregato. Capite che significa? Cioè, non è non ci ho pensato, perché per noi figli di Dio, quando c'è un problema, non è che la prima cosa che facciamo pensiamo. Noi la prima cosa che facciamo, ci mettiamo in silenzio e parliamo con il Signore, c'è questa cosa, tu che ne dici? E si comincia a rifletterci, a meditarci nel silenzio della preghiera per cercare di discernere la voce di Dio. Dopo questa operazione, silenzio, capite? Alla luce di quello che ho cominciato a capire nella preghiera, è molto diverso questo. Quando impariamo a fare questo, diventiamo veramente uomini spirituali in senso buono. Spirituali non vuol dire disincarnati o che vivono fuori dal mondo, ma che sono capaci
di agire in maniera divina e di diventare veramente testimoni dell'amore, della misericordia e della bontà. Ieri il Papa, leggevo stamattina, ha detto ai preti di Roma e alla diocesi di Roma durante la vigilia del Pentecoste: vorrei che la Chiesa fosse riconoscibile in questo senso, cioè che chi ti vede pieno di amore, pieno di misericordia, pieno di prossimità, pieno di tenerezza. Ma questo si vedrà soltanto quando diventiamo uomini spirituali, cioè quando lo Spirito Santo, che è amore, abita stabilmente nei nostri cuori in maniera percepibile. Per questo non dipende dalle nostre cose, perché se non operiamo secondo lo Spirito, dice San Paolo, operiamo in maniera umana. Quindi siamo semplicemente uomini che agiscono umanamente, operano umanamente, parlano umanamente e 99 volte su 100 combinano guai, pasticci più o meno grandi a seconda di quanto, capite? Ma il segreto è diventare capaci di ascoltare la voce dello Spirito. La grandezza della Madonna, attenzione che domani celebreremo la festa di Maria, Madre della Chiesa, che il Papa ha voluto celebrare il giorno dopo Pentecoste, proprio per farci capire il nesso che c'è tra la visione della Chiesa e Maria, che Maria accompagna la Chiesa come madre, ma anche la devozione alla Madonna con un modo molto bello, molto profondo e molto autentico, molto facile per imparare a diventare come lei spirituale. La Madonna è la piena di grazia, la Madonna nella vita sua ha fatto solo quello che gli diceva lo Spirito Santo nel cuore ed era bravissima ad ascoltarlo e insegna ai suoi devoti a fare altrettanto. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.